Due mattinate di cucina, musica, teatro e laboratori per imparare a rispettare l'ambiente e non sprecare le sue risorse. Sono ripartite le visite al polo impiantistico di San Zeno, progetto di Zero Spreco Edu, destinato a bambini e ragazzi per avvicinarli alla cultura del riciclo, del risparmio energetico e alla conoscenza delle fasi del recupero integrale dei rifiuti. Ah, è una giornata dedicata a tutti i ragazzi, ai più piccoli oggi. Domani invece sarà dedicata a quelli un pochino più grandi, perché sarà dedicata a quelli delle medie. Come si svolge? Con 7 laboratori dedicati ai ragazzi, si fa teatro, si fa cucina, si insegna, si cerca di far capire che cos'è il carnevale, ma tutto con un'attenzione alla riduzione degli sprechi, dalla riduzione dello spreco alimentare alla riduzione dello spreco di qualsiasi tipo, proprio anche di carattere energetico. Oggi ridurre gli sprechi è fondamentale, ridurre i consumi è fondamentale, ma è quello anche che ci chiede l'ambiente. Cerchiamo di creare una coscienza ambientale. Siamo ben consapevoli che da soli non riusciremo a fare granché, ma il nostro è un seme. Non dico in un deserto perché oggi siamo in tanti a fare questa attività, ma un seme che si aggiunge ad altri. E bisogna sempre partire dai più piccoli perché sono coloro che insegnano a noi grandi, a ricordare a noi grandi come ci dobbiamo comportare. Per noi è importante cominciare presto. Quest'anno abbiamo portato i bambini di 4 anni, 5 anni qui all'impianto. È un'esperienza proprio vissuta, come dire, personalmente, è un po' un'esperienza veramente di vita. La prima reazione di uno dei bambini che quando si è affacciato alla parte di impianto dove viene movimentato il rifiuto appena arrivato è stato un che meraviglia, che ha veramente, come dire, conteneva tante, un po' di emozioni e anche una presa d'atto del fatto che il rifiuto non sparisce una volta buttato nel cestino. Dopodiché comincia il lavoro di consapevolezza e di costruzione, di una confidenza con il tema dei rifiuti che passa attraverso la consapevolezza che si deve evitare di sprecare, che si deve riciclare il più possibile, che a partire stesso come dell'esperienza, come dire, del mangiare in cucina, il rifiuto della cucina è una cosa preziosa che prima di finire in un secchio bisogna, come dire, fare il possibile per utilizzare. E questo tipo di esperienze fanno un pacchetto di emozioni, un pacchetto di consapevolezze che i bambini si riportano a casa oggi e che nei prossimi anni verrà rinforzato con altre visite, perché noi qui portiamo di solito ciclicamente i bambini un po' a tutte le età. Fondamentale è mangiare bene e nel mangiare bene bisogna non sprecare e nel non sprecare si recupera un sacco di alimenti che di solito fanno anche parecchio bene. Ad esempio, nelle bucce della frutta e della verdura spesso e volentieri buttiamo via fibre e vitamine fondamentali che poi in realtà sono un vero e proprio pozzo di energia e non solo. Per imparare a mangiare bisogna iniziare da piccoli e i bambini si divertono proprio a imparare facendo questi, diciamo, laboratori di cucina dove mettono le mani in pasta e anche nella loro salute, perché se riescono a mangiare bene fin da piccoli sicuramente avranno un futuro migliore, più consapevole ma anche più gustoso, perché no?